Ciao a tutte, carissime amiche, carissimi amici, bentornati sul mio canale. Uno svuota la spesa Lidl. Approfitto a farvelo. Solitamente quando vado da sola sono andata con la mia Torpedo blu, con la mia macchina ecologica chiamata Carlotta. Là c'è l'ombrello, perché il tempo è come il Kaiser, però non ha piovuto, il caldo è a morire. Che cosa ve lo dico a fare? Vi faccio vedere le cose che compro e ricompro con detersivi che ho preso. Allora, ho preso questi gelati che adesso vado a mettere subito nel freezer. Questi sono della Bon Gelati Strawberry, sono tipo i calippo. I calippo ti piace? E picchiati, il calippo ti piace? E a me mi piace. Questa volta ho preso la fragola e poi ho preso questi stecchi che piacciono a mio marito. Stoppo e metto in freezer. Allora, ho interrotto un attimo e vi devo rinterrompere perché devo andare a mettere velocemente, perché il caldo che c'è là fa squaglierebbe praticamente questi microfiori di spinaci della Fresciona in pochissimi secondi, questi qua. E poi ho preso sempre della Fresciona, che bello questo nome, Fresciona, questi piselli finissimi che sono davvero buonissimi, sono paragonabili ai marchi più blasonati. Non vi dico i prezzi perché voi lo sapete che io sono una youtuber innovativa, particolare, stare a dire tutti i prezzi, guarda lo scontrino, le prezzi kids, più o meno, insomma, lo sappiamo le cose della Lidl, non c'è bisogno di dire i prezzi. È anche stupido stare 3 ore come facevo prima e come fanno tanti, 3 ore con questo scontrino, ma che veramente a perdere proprio le sins. Vabbè, ho preso 5 o 6 di queste lattine di birra a limone che a noi piace, signori limoni, a noi piacciono molto i limo, mettiamo qua. Poi ho preso 2 coca della Freeway a mio marito, anche se non dovrebbe berla, vabbè. Poi ho preso questo mix di Müller, yogurt alla vaniglia più le mandorle. E poi ci sono questi qua della Milbona, ne ho presi un 4-5 perché io li adoro. Poi ho preso 2 buste di questo parmigiano reggiano DOP. Poi ho preso, siccome domani sera forse andremo al mare con parenti, mia madre, io e mio marito, eccetera, eccetera, devo fare i tramezzini e voglio mettere questa insalata rossa. Poi, mamma mia che caldo, poi ho preso questo formaggio fresco della Milbona da mettere nei risotti per fare una pasta. Poi come detersivo ho preso questo Dust Away della V5, sono praticamente un bastone e 3 piumini per fare la polvere quando vuoi fare una cosa bella ambres ambres. Poi ho preso 2 confezioni di Clean Peel, la candeggina in pastiglie con la quale io mi trovo non bene di più. Poi ho preso questa spray mousse della V5, potente ed efficace, io ormai la compro e la ricompro da un'eternità. Poi ho preso per mio marito il latte parzialmente scremato della latteria, ne ho prese 2 confezioni. Invece per me ho preso Zimil alta digeribilità senza lattosio. Poi ho preso una maionese, questa qui in tubetto, pagata 85 centesimi. Poi ho preso la carne macinata, che devo mettere immediatamente in frigo, se no diventa il doppio del suo peso. Questo con il caldo, questo macinato di buccia, cioè oggi il caldo, ma veramente è più atroce degli altri giorni, incredibile.
Questo macinato di bovino adulto, mezzo chilo pagato sulle 4 euro e qualcosa, e io lo vado a mettere qua, che vado a mettere subito in frigo. Poi ho preso questa pasta fresca della Maffei, è una pasta mista fatta da strascinati, cioè le orecchiette baresi, e questi fusilli qua lunghi. Domani ho intenzione di fare il sugo con le polpette. Poi ho preso dei pomodorini, questi qua sono i cocktail, che sono quelli belli più croccantini duri che a me piacciono tanto. Poi ho preso questa confezione di tramezzini della Certossa, appunto per fare dei panini col tonno, per metterci anche questa qua, la capricciosa, insalata russa. Poi ho preso dal salumiere questo marchio che vende appunto la Lidl, a noi piace tantissimo, questo salame di Milano, un'altra busta di questo, qua, ah no, questo l'ho fatto vedere già prima. Poi ho preso queste uova da terra, queste 10 uova, non mi ricordo quanto costano, insomma praticamente la spesa. Ah, e poi in ultimo ho preso il mio detersivo per i piatti, che è veramente, veramente ottimo. Io lo trovo meraviglioso. Questa confezione ad eco ricarica è davvero comodissima, ottima, anche per andarla a riporre nel mobiletto. Invece di prendere queste bottiglie di plastica, e poi quando finisce il contenuto è facile da tagliare e da andare a cestinare appunto nella differenziata. E nulla, questa è praticamente tutta la spesa che ho fatto. Stavano sia queste qua, le clean pill di candeggina, che anche quelle in candeggina delicata, solo che vi devo essere sincera, che sono queste qua, vi faccio vedere. Sì, io le sto utilizzando tanto per il bucato, però mi piace molto di più la candeggina delicata liquida, mi piace tantissimo. Quindi queste qua ne avevo già due confezioni, non le ho prese. Ma ho voluto prendere appunto due di queste clean pill, anche perché una di queste confezioni le voglio dare a mamma. Questa è tutta la spesa. Spero che questo video, una volta online, vi piaccia. Un bacio e alla prossima. Ciao!